Benvenuti, benvenuti sul Titolo TV, come siamo sempre qui in prima linea io e Fabio per il nostro classico approfondimento musicale. Ciao Fabio! Ben ritrovati naturalmente agli amici del titolo.it, del titolo TV di Radio Budrio. Anche oggi approfondimento musicale e sarà un omaggio a un grande che ci ha lasciato. E più delle altre volte sarà un omaggio col sorriso sulle labbra, perché sicuramente non è un personaggio che ama. Se potesse vederci e sentirci, penso che i classici coccodrilli non li sopporterebbe. Penso che No, se li mangerebbe. tornerebbe in vita e ci prenderebbe a schiaffi. Quindi, Se li assolutamente no. mangerebbe, se li mangerebbe i coccodrilli. Parliamo anche di un personaggio abbastanza straconosciuto, dove ormai nelle ultime 24 ore, diciamo in ogni angolo della terra si stanno dedicando fiumi e fiumi di parole a quello Il che maestro del rock and roll, soprattutto amato dagli altri artisti, è è. stato quello il segreto, la chiave, diciamo, perché tanti artisti che ci hanno lasciato sono anche più popolari di lui come nome. Però lui veramente è stato il maestro di tutti, però ne parliamo tra pochissimo perché adesso, come al solito, c'è l'approfondimento sulla classifica e poi naturalmente andremo a ricordare anche episodi divertenti. Ma adesso io vorrei concentrarmi su quello che è successo, su quello che le persone hanno ascoltato, comprato. Intanto, Posso dirti una sì. cosa? Cioè, tu hai anche una dote di chiaroveggenza. Ah, certo, beh, naturalmente non ci voleva tanto per prevedere il fatto che Enrique Iglesias sarebbe entrato in classifica. Lo troviamo al quinto posto nei singoli con Súbeme la radio, ma basta andare in qualsiasi posto dove si balla latinoamericano o dove si balla in generale o si ascolta musica. In questo momento i due pezzi che si sentono sono quello di Enrique Iglesias ed Despacito, Luis Fonsi e The Yankee, quindi sicuramente c'è secondo me troppa voglia di estate fin da adesso, perché voglio dire, appena cominciata la primavera c'è ancora tempo e siamo molto in anticipo. Di solito questa musica arriva a giugno, invece devo dire che già sta cominciando. Naturalmente il dominio di Ed Sheeran è sotto gli occhi di tutti, quindi anche questa settimana sia negli album che nei singoli spadroneggia. C'è la nuova entrata al secondo posto di Fabrizio Moro. Quest'anno c'è stata questa mossa intelligente di scaglionare l'uscita degli album di Sanremo ed è stata una cosa studiata sicuramente. E lui appena uscito si è guadagnato un secondo posto che penso sia il suo miglior risultato in carriera. E quindi anche a sorpresa, ti dirò, quindi da segnalare come un'ottima entrata. Come da segnalare un Ermal Meta che sta resistendo nei primi posti, quindi penso che possiamo dire che è l'artista forse che sta venendo fuori meglio insieme a Gabbani dalla manifestazione. Inutile dire che Mina Celentano e J-Ax e Fedez non mollano, perché sono i due dischi in generale più venduti degli ultimi mesi, e quindi questi sono i dati. C'è ovviamente ancora Gabbani e il rapper, giovanissimo rapper, Sfera Ebbasta con Dexter. Tra Ogni l'altro tanto. Gabbani tiene botta, ma quella cosa che mi stupisce ancora di più non è Gabbani, ma quanto Mina e Celentano, che saranno diversi mesi ormai che sono sempre lì, tra i primi cinque. Riescono a essere trasversali, forse magari ecco chi è legato al vecchio supporto, magari ecco fa numero e forse sono gli unici beccando l'età alta e l'età media a riuscire a resistere tanto in classifica ed effettivamente i dati sono impressionanti e anche Sì, più seppur vero. uscendo in periodo natalizio, se non sbaglio, Sì, no? metà Periodo dicembre. natalizio, sì, in dicembre stiamo a marzo, cioè, anzi, stiamo quasi alla fine di marzo e ce lo ritroviamo e poi non si avvalgono neanche della spinta, diciamo, di Sanremo, perché insomma, gran parte. E poi è stato anche cancellato il loro annunciato speciale, e quindi in questo momento neanche il traino televisivo. E quindi sono due giganti che evidentemente creano curiosità e vendono comunque anche al di sopra delle aspettative in questo caso. E adesso invece andiamo a ricordare
Chuck Berry, il grande chitarrista che ci ha lasciato all'età di 90 anni, direi abbastanza passati perché li aveva fatti lo scorso novembre. Ho scritto nell'articolo "Il maestro del rock and roll" è la definizione più semplice e più efficace, perché lui è quello che ha intanto messo la chitarra in primo piano per la prima volta negli anni 50, è quello che ha dato sfogo nei suoi brani alla ribellione giovanile, è quello che, oltre a essere un'icona sociologica come poteva essere Elvis, è quello che realmente ha insegnato agli altri cos'era il rock and roll. E sono stati... che era nato a San Luis il 18 ottobre del 1996, e chi poi ha la possibilità 26. Di andare anche su 26 e quindi 26 o 27, no, perché qui sì sì 26 26 ha fatto anche... i 90, tutti gli occhiali, ho problemi anche di vista, no, e poi chi può andare anche a vedere poi la sua pagina dedicata su Wikipedia, lo ritrae con una vecchia Gibson che insomma fa parte anche un po' di quelli che erano quegli anni lì, no? L'immaginario legato al rock and roll, quindi in qualche modo due miti, sia la chitarra che il chitarrista. E quindi la chitarra in primo piano, la ribellione giovanile e qualcosa di più rispetto a quello che facevano i vari Jerry Lee Lewis, che c'era il piano, c'era il pianoforte come base del rock and roll, no? Però la cosa incredibile sua è che sono stati gli altri artisti a fargli avere una carriera così longeva, perché lui intanto c'è da sottolineare che era nero, però di una famiglia agiata media borghese, che è anche abbastanza raro, perché le storie di artisti di colore negli Stati Uniti sono sempre storie tragiche di povertà e delle brutture più incredibili, vedi James Brown. Lui, diciamo che grazie anche al suo status sociale abbastanza agiato, è riuscito ad avere uno spazio, anche se comunque la musica per i neri negli anni 50 negli Stati Uniti era difficile da fare, proibitiva nei locali, si era segregati, soprattutto si era costretti a suonare il country, che era la musica dei bianchi. Lui però aveva grande rispetto per quella musica lì e l'ha saputa anche suonare. E appena ne ha avuto la possibilità ha creato questo marchio di fabbrica, questi riff, questi agganci con la chitarra molto semplici e riconoscibili, che gli hanno fatto guadagnare delle hit da classifica negli anni 50 incredibili, perché pensiamo a Johnny B. Goode, che è stata rifatta da tutti, e lui è veramente, ha avuto una decina di pezzi in classifica tra il 55 e il 59, quindi ed era l'anima vera del rock and roll, perché come ti dicevo Elvis Presley era più ed è stato ed è un'immagine. Però nella sostanza Elvis strizzava molto l'occhio all'America conservatrice, strizzava l'occhio al country, il suo repertorio in realtà è molto ruffiano, e quindi era un rock and roll più di facciata, diciamo, che di sostanza. Possiamo dire un rock and roll cinematografico? Beh certo, perché ovviamente attore, amato dalle ragazzine, quindi c'era appunto questa cura del piacere. Justin Bieber già creati, esatto. Le iconografie create già a quell'epoca, no? Mito giovanile per i ragazzini, e poi naturalmente sappiamo grande mito Elvis. Chuck Berry invece è stato il maestro per gli altri artisti, e sono stati proprio loro a ritirarlo su dopo un momento terribile, perché lui ha avuto una condanna per rapina a mano armata, abusi su una 14enne, che poi lì c'era anche la variante razzismo, perché in realtà lui, essendo di colore, ha preso il doppio magari di quello che avrebbe preso un altro. Però a parte quei dettagli, diciamo che è stata una vita complicata la sua. E ma fatto, è la noia, proprio perché tu mai stai annoverando una serie di reati, ma è la noia che li porta, cioè io non posso pensare uno che faccia un cantante
e si mette a fare la rapina a mano armata, così, e per noia perché lo fa, mica gli mancheranno i soldi per pagare le bollette. Beh, in quel momento lì penso che fosse difficile per un musicista di colore, e quindi lui, anche se arrivava da una famiglia agiata, gli altri che suonavano con lui erano di quell'ambiente lì, quindi io penso che si campasse di quello, in quel momento lì e in quell'ambito lì. Poi lui aveva un carattere forte, ed era quella trasgressione che è molto diversa, lo ha detto lui stesso, no? Noi siamo abituati purtroppo a ricordare artisti scomparsi che si sono autodistrutti, che sono morti a 50, a 30, a 27 anni, e quindi vari Kurt Cobain, Amy Winehouse, un po' più avanti sono arrivati Prince, George Michael, e diciamo il autoimplosione. Il denominatore comune di questi artisti purtroppo è stata l'autodistruzione. Ecco, invece Chuck Berry aveva la caratteristica di distruggere la vita di chi gli stava accanto, cioè lui in realtà era il contrario. Pensa che tanti importanti artisti che hanno fatto successo grazie alle sue canzoni, perché non dimentichiamo, i Beatles e i Rolling Stones all'inizio non suonavano canzoni loro, erano tutte cover, e tra queste c'erano pezzi di Chuck Berry, e quindi sia Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones, sia John Lennon idolatravano, proprio avevano una passione per Chuck Berry, che si inginocchiavano davanti a lui, e quindi proprio per questo Chuck Berry nella sua vita ha collaborato quasi con nessuno, ma gli unici sono stati Muddy Waters, che è stato quello che gli ha fatto avere il contratto discografico, B.B. King, un altro grandissimo come lui, quindi suonavano loro tre assieme, e gli altri due, gli unici altri due, sono stati Keith Richards e John Lennon. E poi dai, ci vogliamo mettere anche Eric Clapton, visto che lì stiamo vedendo la festa dei 60 anni di Chuck Berry, appunto anche con Eric Clapton, mettiamoci anche lui, ecco. Però ecco, erano gli unici artisti con i quali lui in realtà ha collaborato, perché altra caratteristica, e questa è bellissima, lui non aveva un gruppo, cioè lui per un sacco di anni faceva i concerti, è stato anche headliner al primo maggio, penso 10 anni fa, e lui arrivava, si presentava, pretendeva solo un batterista, era l'unica cosa, c'era un gruppo di accompagnamento, ma nella sua esibizione non si poteva sapere quello che lui faceva, quindi scaletta improvvisata, lui prendeva, andava, faceva i suoi classici o faceva un'improvvisazione, prendeva, se ne andava, e soprattutto altro aneddoto che riguarda la sua carriera fino agli anni 80, io non so negli ultimi tempi se aveva qualcuno che curava i suoi interessi, lui viaggiava con una valigetta e al termine dell'esibizione pretendeva di riscuotere in contanti. Capito? Beh, la vecchia scuola non si smentisce mai. Pochi maledetti, ma subito. Poi mica tanto pochi. Insomma, li voglio vedere. Con i pagherò. C'è gente che si è fatta pure male. Male perché è fallita poi alla fine dei conti. Beh, no. No, un soggetto, dai. È un soggetto abbastanza particolare. Keith Richard, come ho detto, aveva una grande ammirazione per lui, però purtroppo, non lo so se era per spronarlo, per cercare di renderlo, come posso dire, un po' più smaliziato anche nello stile musicale, ecco, Chuck Berry insultava pesantemente a Keith Richard ogni volta che lo vedeva. Negli anni 80 una volta Keith Richard ha osato toccare e suonare la chitarra di Chuck Berry nel suo camerino, si è beccato uno sberlone di quelli proprio sonori, cioè proprio tipo un rovescio, no? Come se l'avesse bestemmiato. Quindi come vedi, no? Non stiamo a fare il solito coccodrillo, no? Anche perché sì, io no, i telegiornali ho anche visto e letto delle cose, no? Come se fosse stato un maestro di vita. Io penso che lui, se c'è una cosa che non è mai stato e non ha mai avuto la pretesa di essere, è un maestro di vita. Lui ha avuto la sfortuna per certi versi di raccogliere meno di quello che meritava, perché per una ventina d'anni tanti hanno suonato le sue canzoni, ma spesso nessuno lo sapeva. Adesso ti dico il caso clamoroso: Surfing USA dei Beach Boys,
è un plagio, ma di quelli mostruosi, perché è identica a un pezzo di Chuck Berry. È successo che alla fine sono dovuti scendere a patti, e Chuck Berry è il coautore di Surfing USA, e quindi così, insomma, si sono divisi i proventi. Però il fatto che la canzone fosse copiata era talmente palese che non c'era neanche bisogno di dimostrarlo. Beh, io la cosa che ti volevo chiedere sempre, perché negli anni in cui esordivano questi grandi viti della musica, insomma, no? Questi grandi musicisti, chi è che tutelava i loro interessi? C'erano già le case discografiche, poche, ma no? Beh, per gli anni 50 c'era la mitica Chess Records, dove proprio lui firmò il contratto, che dove lui tornò anche negli anni 70. Il problema è quando un artista vuole rivendicare l'indipendenza. Lui probabilmente rivendicava un'indipendenza che era talmente totale che a un certo punto si era messo a fare l'agente di se stesso e riscuoteva i soldi, e probabilmente prendeva anche gli appuntamenti per i concerti, perché a questo punto non saprei, capito, com'è. Beh, vabbè, era tutto fare, insomma, alla fine dei conti, nei momenti liberi, chi meglio di lui saprebbe curare i propri interessi, no? Ah, poi dimenticavo il famoso passo dell'oca, la mossa quella che vediamo fare un sacco di chitarristi, tipo anche Angus Young degli AC/DC, ecco, l'ha inventata lui, quello del il passo mentre schitarri, no? Te ne vai, e beh, quello è un marchio di fabbrica suo, quindi insomma, inutile dire che Chuck Berry non ci abbandonerà mai, perché la sua musica è presente negli altri artisti. Presto uscirà l'album postumo, che si chiama semplicemente Chuck, era stato già annunciato l'ottobre scorso quando lui ha fatto 90 anni, e quindi tra pochissimo sentiremo anche quello. Quindi onore veramente al grande Chuck Berry. E onore anche a te, che ci delizi sempre con queste chicche musicali. Grazie ancora Fabio, e noi ci vediamo alla prossima settimana. Ricorda dove ti vedono, perché ce lo ricordiamo sempre, e notiamo che comunque hai anche un buon seguito sulla radio, e ti faccio i complimenti anche per questo. Diciamo che oltre al titolo.it e il titolo TV mi trovate su Radio Budrio, sulla pagina Facebook. Al sabato pomeriggio ci sono le nostre due ore di diretta, mie e di Alessandro D'Andrea, noi di sabato. Ultimamente stiamo ingranando anche con gli ospiti. Vi segnalo il Pan del Diavolo, gruppo folk, che tra l'altro è uscito col disco nuovo, prodotto insieme a Piero Pelù. Quindi, insomma, quindi significa un bel nome. Piero Pelù, che allarga i suoi orizzonti, esatto, anche sul folk. No? Bene. Grazie ancora Fabio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, alla prossima.